Murata ospite a San Marino, proprio a Murata, Giulietto Chiesa, per un incontro dibattito sul suo libro Invece della catastrofe. Un'umanità che sta andando verso la catastrofe, ha detto e scrive nel libro, e questo dall'ambiente fino alla crisi, dunque fino al piano economico, per cui servono risposte, ma soprattutto alternative. Il punto di partenza, secondo Chiesa, è un'informazione che renda l'uomo consapevole. Lo sentiamo. L'alternativa qual è? L'alternativa è innanzitutto che la gente sappia quello che succede. Il primo problema principale, essenziale, è che gran parte della popolazione pensa che più o meno le cose sono, come dicono gli esperti, business as usual. Non è così. Non siamo più in una situazione di normalità. Da oltre 40 anni siamo fuori dall'equilibrio ecologico del pianeta. Ci vorrebbero tre pianeti per reggere questa situazione. Non li abbiamo, ne abbiamo uno solo, quindi già questo ci porta in una catastrofe evidente. Noi andiamo in guerra perché le risorse non basteranno per tutti. Siamo in un mondo assolutamente squilibrato, come distribuzione dei redditi, come distribuzione di risorse vitali. Così non ci stiamo. Secondo me Papa Francesco ha capito quello che sta succedendo, l'ha capito 2 anni fa, quando è arrivato al soglio pontificio, ha detto subito dopo, di fronte alla crisi siriana, questo è un inizio di una guerra mondiale. La questione è come fermarla. Fermarla significa coinvolgere milioni e milioni di persone consapevoli. L'informazione attuale è indecente, cioè una falsificazione completa. Milioni di persone vengono consapevolmente portate in inganno.